Beppi Pillon, mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, l'orto tutto ok? Sì? Sì, tutto ok, grazie. Sappiamo che si diletta anche nel giardinaggio. Sì, beh, io sai, vivo in campagna, sto in mezzo alla campagna, sicché ho la fortuna di avere un giardino dove insieme a mia moglie abbiamo fatto un po' l'orto, passiamo un po' di tempo lì, insomma, facciamo le cose per il giardinaggio e così ci passa il tempo nel miglior modo possibile, si è anche più tranquilli, visto che dobbiamo stare in casa, abbiamo questa possibilità che purtroppo tutti non hanno, io sono fortunato da questo punto di vista. Tra l'altro il Veneto, mister, è stata una delle regioni più colpite da questa emergenza, ma ne sta venendo piano piano fuori, insomma il governatore Zaia sta facendo un grande lavoro. Sì, secondo me ha fatto un ottimo lavoro, è stato molto bravo soprattutto all'inizio, quando c'erano le difficoltà iniziali dove che magari non si sapeva bene dove andare a parare, perché si andava più che altro a tentativi, e lui invece secondo me ha fatto la scelta iniziale giusta, che ha contenuto il virus qui nel Veneto, nel senso che ci sono stati chiaramente dei morti, ci sono stati dei momenti molto difficili, specialmente negli ospedali dove erano pieni, però pian piano adesso cominciamo a intravedere la luce. Quasi immorale pensare di tornare a giocare a calcio, è d'accordo? Beh, penso che in questo momento il pensiero di tutti sia su altre situazioni, nel senso che dobbiamo cercare prima di tutto di salvaguardare la salute, che è la cosa importante per tutti noi, e poi chiaramente dobbiamo tener conto che bisogna riprendere le attività lavorative, perché sennò diventa problematico il tutto, nel senso che la gente deve anche cercare di avere la possibilità di avere uno stipendio a fine mese e di poter vivere la sua vita normalmente. Diciamo che il torneo di B, per parlare del campionato che conosciamo di più, può essere completato anche tra qualche mese, ma in sicurezza. Insomma, non bisognerebbe forzare i tempi. Ma secondo me si devono fare le cose quando si è sicuri di poter giocare tranquillamente, quando le cose sono più tranquille. Io mi auguro di tutto il cuore che quanto prima possa riprendere, che possiamo vedere il calcio. Vuol dire che se tutto si stabilizza, che tutto sta andando bene, che non c'è, come c'è stato tempo dietro, questo grande affanno, questa grande paura di potersi anche muovere, perché dobbiamo stare attenti a tutto, perciò in questo momento qui che ne stiamo uscendo bisogna avere molta attenzione. Pescara chiama, Pillon risponde, sembrava, no? Una cosa quasi fatta a gennaio, insomma c'è stato questo contatto con Repetto, poi non se n'è fatto più nulla. Però Pillon avrebbe accettato tranquillamente di tornare a Pescara, no? Sì, avrei accettato tranquillamente, perché sono stato molto bene lì, so di avere la stima da parte di tutti, da parte dei tifosi, della società, di Giorgio in primis, che mi ha sempre voluto e che è sempre un grandissimo amico, perciò sarei tornato volentieri in un posto dove sono stato no bene di più. In una recente intervista Pillon ha dichiarato: è stata la tappa più esaltante della mia carriera, ma insomma io poi, andando a rivisitarla la sua carriera che è stata importante, ho visto che ha fatto delle cose straordinarie, insomma a Treviso 3 promozioni consecutive che sono un record storico, poi anche la promozione in Serie A nel 2005, a Chievo, a Verona, panchina del Chievo nel 2006, la storica qualificazione ai preliminari di Champions League e poi tante altre avventure positive, l'Ascoli promozione in B nel 2002, Carpi, una salvezza che equivale ad una promozione secondo me nel 2014, eppure Pescara la tappa più esaltante. Ma senza dubbio è stata una tappa molto importante per me, nel senso che ero un po' fuori dal calcio che conta, perché guardo tutti gli aspetti, non solo del risultato, perché chiaramente uno direbbe: beh, a Treviso hai vinto 3 campionati, hai fatto delle cose straordinarie, nel senso che siamo sempre arrivati primi, abbiamo vinto la nazionale dilettante arrivando primi, la C2 arrivando primi, la C1 arrivando primi, andando in Serie B, poi sono tornato a Treviso, erano ultimi in classifica, siamo andati in Serie A, anche se grazie a Calciopoli, però il risultato è che siamo andati in Serie A. Insomma, devo dire che
in quell'ambito dei risultati forse è stata la tappa più importante, però bisogna guardare anche il contesto di dove si è andati e come si è stati, e soprattutto la stima che c'è stata nei miei confronti. Io metto tutto nel conto, perciò devo dire che senza dubbio è stato un anno e mezzo che è molto importante per aver dimostrato di esserci ancora, e il Pescara mi ha dato questa possibilità e secondo me mi ha fatto delle cose importantissime, sia il primo anno quando sono subentrato, che abbia fatto una salvezza molto importante, e devo dire però che avevo una squadra molto forte secondo me quando sono subentrato in quel momento, anche se la squadra era in difficoltà, e ci siamo salvati all'ultima partita, come voi vi ricordate bene, a Venezia. Anche se ha costruito la salvezza grazie a quei due successi contro Spezia e Ternana, quelle sono state le partite decisive. Sì, devo dire che sono state due partite molto importanti. Secondo me sono state forse a Terni, è stata una partita molto bella, giocata in modo splendido dalla mia squadra, dove abbiamo vinto 3-0, forse una delle più belle partite. Ma anche quella dello Spezia, del secondo anno, siamo andati a giocare a Spezia. Secondo me è stata una partita bellissima da parte di tutte e due le squadre, nel senso che c'erano capovolgimenti di fronte, giocavamo a viso aperto tutte e due le squadre ed è stata una partita molto bella da vedere. Sul piano tecnico, più forte la squadra che ha centrato la salvezza o quella dello scorso anno? Secondo me la squadra più tecnica era quella della salvezza, quella più caratteriale è quella che siamo arrivati a un passo dalla Serie A, con grande determinazione, con grande spirito di squadra. Abbiamo avuto secondo me la sfortuna che nel momento topico abbiamo avuto troppi infortuni, e abbiamo perso dei punti importanti in quel periodo, che probabilmente poteva dare un altro significato, però devo dire che abbiamo fatto un anno strepitoso, devo ringraziare i miei giocatori perché hanno fatto grandissime cose. Sono stati molto bravi, molto all'altezza della situazione, perciò è stato un peccato alla fine, non ci siamo riusciti per un soffio, questo ancora mi ritorce contro, nel senso che qualche notte ci sogno sopra. Ah sì, ancora? Dire che, è difficile buttare giù quella, perché quando vedi la possibilità di arrivarci e non averlo fatto, magari tanti dicono che per colpa mia, io non mi trovo, non sottraggo mai dalle mie responsabilità, ma devo dire sempre che io ho dato tutto quello che potevo dare per la squadra. Non aver raggiunto l'obiettivo, ci sono rimasto molto male, devo dire la verità, ci è voluto un po' di tempo per riprendermi. C'è una partita delle tante che ha fatto la guida del Pescara che vorrebbe rigiocare? Sembrerebbe facile dire magari col Verona, però non è così, è così, nel senso che avrei rifatto tutto quello che ho fatto, perché secondo me andava fatto in quel modo. Io mi ricordo bene, parlando il giorno prima anche con Repetto, gli avevo detto: guarda, sono sicuro che quando arrivano alla fine e manca 10 minuti mettono dentro Pazzini, giocano quel 4-2-4, e quando manca poco alla fine magari è giusto salvaguardare anche il risultato, magari e farò questa scelta. È stata così, mi è andata male e me ne assumo la responsabilità anche adesso, non è che non me le toglia, però secondo me in coscienza mi sembrava giusto aver fatto così. C'è stato anche un rapporto un po' strano col presidente, no? Se vogliamo. Ma il presidente è fatto così, l'avete visto anche quest'anno, non è cambiato, è uguale, è così. Devo anche dire che ci siamo sentiti a Pasqua, mi ha fatto gli auguri di buona Pasqua, mi ha fatto un enorme piacere ricevere la sua telefonata, perciò lo ringrazio per questo. Non è piaggeria, ma lei è stato forse uno dei pochi a saper gestire benissimo questo rapporto, secondo me. Beh, col presidente ho avuto sempre un rapporto così, nel senso di rispetto dei ruoli. Devo dire che lui è sempre stato rispettoso nei miei confronti, non mi ha mai detto certe, non so, fai giocare questo, no, lui è sempre stato rispettoso di tutte le situazioni. È chiaro che lui è finito la partita magari e voi siete lì che magari lo pungete anche, scappa qualcosa, ma è fatto così. Io sono fatto così, lui mi accetta così, io lo accetto così. Alle volte magari c'è questa dialettica nelle interviste, ma fa parte del gioco, fa parte delle situazioni che capitano tra allenatore e presidente. Prossimo futuro è un punto interrogativo naturalmente, perché adesso è tutto fermo, no?
Sì, in questo momento non saprei dire, nel senso che, come avete visto, ho fatto quella scelta e niente, vediamo adesso cosa succederà. Devo dire che malgrado il lockdown, i capelli non sono cresciuti più di tanto, non è che è un barbiere a casa, no? No, non so barbiere a casa. Sarà la vecchiaia che non mi crescono più. No, assolutamente. Ci lasciamo con un saluto ai tifosi del Pescara che la adorano. Sono stato benissimo lì, soprattutto il rapporto che ho avuto con la gente di Pescara, un rapporto di stima reciproco, perciò questo è una cosa che rimane dentro. Perciò io li saluto caramente, li ringrazio per tutto l'appoggio che mi hanno sempre dato. E poi mai dire mai, Pillon, eh? Mi piace, guarda, avevo preparato perché dietro di me, non so se si vede, però ci sono tutti i quadri delle vittorie che ho avuto Ah, sì. Si adesso non so se le vedete, però vedono, si vedono. mancava un quadro, avevo preparato uno spazio lì per mettere l'ultimo quadro che devo ancora fare, perciò devo riappendere un altro quadro prima di finire.